aspetto. Entra la corte. Buongiorno. Avverto il pubblico che coloro che non si comporteranno in maniera adeguata e rispettosi per quest'aula verranno immediatamente allontanati. Interrogo la pubblica accusa. Sono pronti i filmati degli imputati? Certo, signor Presidente. E gli imputati hanno scontato un periodo di rieducazione prima di essere giudicati? Certo, signor Presidente. Ricordo a tutti che gli imputati, per essere riabilitati nella società, dovranno essere giudicati colpevoli all'unanimità. Bene, l'accusa può cominciare. Signor Presidente, procedo con il primo imputato. Imputato, lei è accusato di attentato alla sicurezza dello Stato, diffondendo un sentimento proibito. Io sono un insegnante. Ho solo svolto il mio compito di educatrice. Educatrice a modo suo. Lei ha cercato di inquinare la mente dei suoi giovani studenti, ragazzi che i loro genitori le hanno affidato affinché lei le educasse. A seconda di quelle che sono le norme della nostra Costituzione. Si dichiara colpevole? No, assolutamente no. Anzi, ritengo che la vostra. Io non ho violato la mente di nessuno. Anzi, se ho fatto qualcosa alla mente dei miei alunni, io l'ho liberata. L'ho liberata da falsi pregiudizi. Ho insegnato loro a valutare ciò che hai detto. Se un'opinione propria. Opinione? Certo, a pensare. Pensare. A ragionare. Ragionare. Sono giovani. Li ho solo incitati a dare sfogo alle loro fantasie. Fantasie? Lo sa benissimo che la fantasia è un reato. Ci distoglie dalla realtà. Lo Stato è la realtà ed altro non esiste. Ma esiste, molto esiste oltre allo Stato. Esiste la cultura in tutte le sue manifestazioni. Letteratura, cinema, teatro, ma musica. Ma non si fa con questa assurdità, prego, si metta a sedere. Con le vostre leggi, i vostri regolamenti. Voi sopprimete le menti e sapete perché? Perché siete deboli e avete paura. Paura di cosa? Della libertà. Della libertà di opinione, di espressione. Voi avete paura di quello che la gente pensa di voi e quindi cosa fate? Vietate loro di pensare. Siete terrorizzati dal confronto perché non avete idee. Vi siete impadroniti del potere e lo volete mantenere coercitivamente, ma adesso basta, perché ci sono molti come me che hanno le mie stesse idee e questo non lo permetteranno. Bene. Ora avanti con il secondo imputato. Lei ha conoscenza della gravità della sua accusa? Cercare di evitare la distruzione del pianeta è forse un delitto. Cosa fa? Risponde alle mie domande con altre domande. Lei è accusato di sovvertire gli equilibri economici mondiali. È un terrorista internazionale? Io sono un ecologista e sono contrario all'inquinamento del pianeta, attuato dai lobby internazionali per i loro profitti, a scapito della povera gente. Ecco qua, sì, pagina 35. A scapito della salute e della collettività. Avanti, continui. Esistono delle fonti alternative per produrre energia, come quella eolica, solare. Ecco qua, sì, pagina 51, che diminuirebbero l'inquinamento provocato dagli idrocarburi e dalle... Avanti, avanti, continui. Dalle centrali nucleari, esatto. Ma bravo, complimenti, hai imparato a memoria. Adesso mi vuole di raccontare qualcosa, non so, sull'inquinamento dei mari, i delfini soffocati dalle buste di plastica, i pinguini dell'Antartide ricoperti di petrolio. Oppure si sente più preparato sulla deforestazione amazzonica, eh? Non sono argomenti su cui scherzare questi.
Andiamo, andiamo. Mi convinca che lei è un delinquente e non uno studente che ha imparato a memoria la sua lezione. Mi dica qualcosa di suo, altrimenti la dovrò rilasciare. Francesca. Francesca? Che bel nome, Francesca. Cosa facciamo? Andiamo al momento. Francesca, bravo. I capelli rossi. Ricci. Irriverenti come il suo sguardo. Francesca gioca con le altre bambine in un parco di periferia, lontano dalla centrale dove due ciminiere giorno e notte sparano in cielo un fumo giallastro. Gioca lontano, ma non troppo. La differenza tra Francesca e le altre bambine è che lei non imparerà a leggere e a scrivere. Non si innamorerà. E non si sentirà mai chiamare mamma. Francesca è morta 2 anni fa per un tumore ai polmoni. Francesca era mia figlia. Ma cosa c'entra sua figlia? L'accusato è lei. Lei tergiversa. Lei è un pericolo per la nostra società. Lei deve essere giudicato. Bene, procediamo con il terzo imputato. Imputato, guardi verso la telecamera. Imputato, guardi verso la telecamera. Sì, ma non c'è bisogno che sorrida, non è un gioco. Ah no? È che mi piace sorridere quando vengo inquadrato da una telecamera. Sa com'è? Vorrei rilasciare un'immagine felice di me. Bene, anche divertente. E ci faccia divertire un po' tutti. La conosce la sua accusa? Beh, certo che la conosco, ovvio. Ma più che un'accusa la definirei un merito. Un merito? Divertente, continui. Voi mi accusate di ricordare. Ma questa non può essere un'accusa, gliel'ho già detto, bensì un merito. Il vero e proprio delitto, secondo voi, è quello di coltivare la memoria, se non sbaglio. E lei che cosa fa? La coltiva la memoria, la concima ogni giorno la memoria. Che cosa fa lei? Sì, esatto. La memoria va coltivata, va concimata, altrimenti si rischia che si inaridisce. Il nostro passato serve a quello. A farci comprendere dove andremo in futuro. E io parlo di avvenimenti, di emozioni, di sentimenti delle generazioni passate. Quelli che sono arrivate fino ad oggi e che accompagneranno il futuro. Ignorarle, quello sarebbe il più grande delitto dell'umanità. Continui, che è spassoso. Anno dopo anno, ognuno di noi acquisisce delle esperienze. Le stesse esperienze che poi trasmetterà ai figli, ai nipoti. È la conoscenza la fonte della vita. Ed è quella che ci permetterà di non commettere più gli stessi errori, mi capisci? Vuoi un esempio? Ti faccio un esempio. Se le generazioni future conosceranno la mancanza di libertà e la totale ottusità di questo periodo, faranno di tutto per non commettere più lo stesso errore e quindi delegare la propria esistenza ad una società completamente sbagliata. Silenzio in quest'aula, per favore. Silenzio. E spero che la pubblica accusa abbia adeguatamente censurato i comportamenti di coloro che possono aver destabilizzato l'ordine pubblico. E ora si può procedere con il quarto imputato. Prego. Signor giudice, come prevede la legge, gli interrogatori devono essere riportati integralmente per valutare l'eventuale pericolosità degli imputati ed applicare poi l'adeguata riforma di rieducazione. Stia comodo. Non ho fatto niente di male. Beh, questo siamo qua per scoprirlo. Del resto, se si trova da noi, qualcosa dovrà pure averlo fatto, no? Ma se ci vuole parlare di questo portafogli che l'abbiamo colta a restituire? Ah, per questo? Sì.
L'ho preso e l'ho riportato a casa. E poi? Perché non l'ha tenuto? Era mia intenzione, ma vedi, conteneva lo stipendio di un povero disgraziato, una moglie, due figli. Io me lo sono rigirato fra le mani tutta la notte. Poi la mia coscienza... La sua coscienza. Lei ha seguito la sua coscienza e non il regolamento. Ma lo sa che noi ne stampiamo a milioni di questi regolamenti perché siano noti a tutti, vero? Il regolamento ce l'ho a casa, se volete potete anche controllare. Lei lo ha a casa, ma lei non lo rispetta. E allora noi cosa facciamo? Mi dica, se per esempio un disadattato si presenta alla sua porta di casa, lei cosa fa? Sì, sì, lo so, dovrei chiamare la polizia, ma vede, un pezzo di pane non si può certo rifiutare a nessuno, no? Quindi lei si vorrebbe sostituire allo Stato. Ma mi dica, la sua coscienza sostituisce il regolamento? No, no, io non voglio sostituire i regolamenti, le leggi. Il problema è che se io faccio qualcosa che non ritengo opportuno, io non posso seguire... Cosa non può rispettare la legge? Ma lei lo sa che coltiva dentro di sé il germe dell'anarchia? No, io intendo rispettare le leggi, intendo rispettare qualsiasi norma. Il problema è sempre la mia coscienza, che se faccio qualcosa che non ritengo giusto, poi la mia coscienza, la notte... Di notte? E cosa fa di notte? Io la notte non dormo. Allora il suo problema è l'insonnia? No, vede, anzi, ognuno di noi ha la propria morale, ed è giusto che ognuno segua la propria morale, non quella degli altri. Va bene, allora. Grazie mille, è stato utilissimo parlare con lei. Sono convinto ci vedremo un altro. Signori dell'accusa, sono terminati gli imputati? Sì, signor Presidente. Allora possiamo passare alla sentenza. Ricordo ai giurati che dovranno pronunciare il loro verdetto alla unanimità affinché gli imputati possano essere reinseriti nella società. Colpevoli. Colpevole. 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 Bene, gli imputati sono stati dichiarati tutti colpevoli e quindi possono essere reinseriti nella società. Il gioco non si ferma mai, e sulla pelle